L'acropoli di Cuma tra storia, mito e leggenda. Sì, allora noi ci troviamo nell'acropoli, come dicevi tu, di Cuma, che è stata fondata nell'VIII secolo avanti Cristo da un gruppo di greci, probabilmente provenienti dall'isola di Eubea, che prima sbarcarono nella vicina Pitecusa, quindi l'isola di Ischia, e successivamente si insediarono sulla terraferma, fondando appunto Cuma, che è stata la prima colonia della Magna Grecia. Anche se la leggenda vuole che i greci invece sono arrivati qua guidata da una colomba che è stata inviata da Apollo. Quindi ancora una volta ci troviamo in una città flegrea dove la storia, la leggenda e il mito si fondano insieme. All'interno dell'area urbana si trovano i resti del Tempio di Apollo, del Tempio di Giove, la cripta romana, i resti di un edificio termale di età imperiale, l'anfiteatro e il foro che sono stati recentemente scoperti e l'antro della Sibilla. Come potete ammirare alla mia destra c'è la cripta romana, cioè era un passaggio, una galleria lunga circa 180 metri che collegava la città bassa con il porto di Cuma. Bisogna però precisare che l'acropoli contava diversi porti, tra cui quello di Miseno, quello di Diciarchia, quindi a Pozzuoli, e quello cumano. La città bassa purtroppo non è ancora visitabile perché la stanno riscoprendo via via ed è bellissima perché racchiude quello che era proprio il cuore della città con le sue strade, le sue piazze, i suoi tempi e le sue taverne, i suoi negozi. Monica, siamo qui in questa atmosfera particolare nel buio dell'antro della Sibilla. Ci descrivi un po' questo luogo così particolare? Sì, allora ci troviamo, come hai detto, nell'antro della Sibilla. In effetti è una galleria che è lunga 131 metri e mezzo ed ha una struttura trapezoidale. Viene identificata, è stata ritrovata, diciamo, da Maiuri nel 1932 e subito l'ha identificato come l'antro della Sibilla, ovvero come quel luogo dove la profetessa, la sacerdotessa di Apollo, accoglieva le numerose persone che venivano qui per prevedere loro il futuro. Anche se in realtà è stato scoperto dopo che non si tratta della leggendaria grotta, bensì si tratta di un cunicolo che probabilmente serviva per scopi militari. Allora, come mai questo scavo è stato rinvenuto dopo gli altri? Perché inizialmente era coperto, l'ingresso era sturato da un forno e la stessa galleria era coperta da detriti e da pietre che erano giunti in qualche modo nella grotta attraverso sia queste braccia laterali e sia i pozzi che sono presenti sul soffitto. Ricordo infatti che i lavori sono iniziati nel 1932. Ci troviamo su quelli che sono i resti del Tempio di Apollo. Noi siamo sicuri che si tratta appunto del Tempio di Apollo, dato un'iscrizione che è stata ritrovata nel 1912. Secondo una leggenda, questo tempio aveva praticamente i tetti dorati e delle arcate meravigliose ed era stato realizzato direttamente dal leggendario Dedalo che giunse da Creta con ali macchinose. Quindi ancora una volta ci ritroviamo in un posto dove la storia e dove la leggenda si fondono insieme, creando un unicum spettacolare. E dove ci troviamo qui? Raccontaci un po'.
Allora, noi ci troviamo in quello che viene definito comunemente come il Tempio di Giove, anche se di fatto questo nome è stato attribuito dagli umanisti napoletani, quindi di fatto non si tratta del Tempio di Giove. Qual è la caratteristica particolare? Che inizialmente era appunto un tempio pagano e successivamente, parliamo intorno al V-VI secolo avanti Cristo, si è trasformato in una chiesa cristiana dedicata poi nell'VIII secolo a San Massimo e Santa Giuliana e ne raccoglieva quindi le spoglie che successivamente però sono state trasferite a Napoli. Questo perché noi siamo in un luogo che vanta secoli di storia, possiamo dire che è la più antica città archeologica d'Italia, quindi è anche normale che nel corso del secolo ha subito delle modifiche legate proprio ai cambiamenti non solo dei popoli che l'hanno dominata, ma anche delle diverse civiltà che si sono susseguite. E il Tempio di Giove è appunto uno degli esempi più lampanti. La terrazza dell'Acropoli di Cuma, un paesaggio meraviglioso, tocchiamo anche l'aspetto naturale. Sì, allora dobbiamo dire che parliamo di una rocca naturale, di un residuo di un vulcano dove l'Acropoli appunto sorge. È alta circa 80 metri rispetto al territorio circostante, come si può vedere, quindi era proprio già una posizione strategica. Tant'è vero che la rocca poi termina con strapiombi sul territorio circostante, che poi sono stati rafforzati da mura che in alcuni punti sono ben visibili. Quindi vi era un solo ingresso nella parte meridionale dove si accedeva alla città. Come dicevamo anche prima, la rocca di Cuma è un residuo vulcanico, quindi anche la storia geologica dei Campi Flegrei in generale e di Cuma in particolare è racchiusa in quest'area.